Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui perché voglio parlarvi del corpo, il nostro corpo. Molto spesso io vi dico che noi non siamo il nostro corpo, non siamo la nostra identità, o meglio, siamo il nostro corpo in questo sistema, siamo il nostro corpo in questa esperienza in forma umana, ma noi non è che siamo esclusivamente il nostro corpo. Noi adesso stiamo facendo un'esperienza in forma umana in questo corpo, ma noi siamo esseri spirituali immortali, quindi anche nel momento in cui questo corpo smetterà di funzionare, noi comunque continueremo ad esistere in questo senso. Ovviamente nel momento in cui ci troviamo in questa matrice bisogna avere rispetto nei confronti del nostro corpo, cosa che purtroppo molte persone non hanno. E alcuni lo fanno anche involontariamente, sarà capitato a tutti magari di avere dei periodi in cui si mangia troppo o comunque dei periodi in cui per forza di cose magari si tende ad ingrassare o a dimagrire, potrebbe magari trattarsi di gravidanza, potrebbe trattarsi di stress, potrebbe trattarsi di problemi che nascono dalla nostra mente, problemi che nascono dal nostro non volerci accettare. E anche questo fatto della non accettazione, secondo voi, da dove nasce? Dal sistema che ci imprigiona in stereotipi, dal sistema che ci dice che la persona che ha 10 kg in meno non va bene, come anche la persona che ha 10 kg in più non va bene. Il sistema ci dice cos'è bello, cos'è brutto, cos'è giusto, cos'è sbagliato e noi molto spesso che cosa facciamo? Cadiamo in queste prigioni e crediamo a tutte le fesserie che ci dice il sistema, e cioè, mamma mia, ho 2 kg in meno, faccio schifo. No, ragazzi, siete bellissimi così come siete, non sono di certo 2 kg a rendervi brutti. A rendervi brutti potrebbe essere l'odio, potrebbe essere la non gratitudine, potrebbe essere magari un atto di violenza che parte dal vostro essere. Questo, con questo io magari posso, tra virgolette, reputare una persona, o meglio un'anima, non affine a me, nemmeno brutta, ma non affine a me. Ma 2 kg in più, 2 kg in meno non fanno di voi brave o cattive persone. Quello che io vi consiglio di fare è di cercare di uscire da questi stereotipi, ma attenti agli estremi. In questa società si sta avvenendo veramente una cosa molto molto complessa. Oggi io voglio parlarvi del corpo, di come funziona il nostro corpo e a cosa possiamo paragonare il nostro corpo. Dopo che io avrò condiviso con voi queste informazioni che mi ero appuntata e che sono contenute nei libri di Ike, voi capirete forse meglio come gestire il vostro corpo e perché è importante curare il nostro corpo, la nostra salute, la connessione corpo-mente. Allora, in questa società stanno cominciando a distorcere tutto. Per esempio, oggi essere super, 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 super magri è una scelta. Mentre essere super, 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 super grassi è comunque una scelta. Io invece vi dico che no, o meglio, sì, è sempre la nostra scelta, nel senso che siamo noi a scegliere qualsiasi cosa, ok? La scelta è nostra, la scelta è importante. Però io vi dico che non è normale far credere alle persone che pesare 400 kg sia la normalità e che sia sano e che sia comunque bello, perché non lo è. Capite la distorsione arcontica anche in questo caso? La riprogrammazione delle menti di cui vi parlavo? Le stesse persone che magari fino a qualche anno fa pensavano che pesare 350 kg è associato comunque, è da associare ad una malattia. Oggi pensano che invece pesare 350 kg è una scelta e che comunque chi pesa 350 kg può benissimo pesare 350 kg in questa società senza doversi appendere al fatto che la persona pesi 350 kg. Ora, nessuno contesta il fatto che queste siano delle scelte, ma farmi passare una persona che pesa 350 kg come una persona che sta bene, questo io non lo accetto, secondo il mio modo di vedere le cose. Essere obesi, ok? Essere obesi, molte persone che sono fortemente obese non riescono nemmeno ad essere indipendenti, ragazzi, non riescono nemmeno a lavarsi le parti intime da sole, non riescono a pulirsi le parti intime da sole. E so che magari potrei risultare un po' sgradevole, ma è la verità. Ci sono persone che sono così pesanti da non riuscire nemmeno a muoversi dal letto, da non riuscire nemmeno a far circolare bene il sangue, perché si sa che comunque è consigliato a volte camminare, anzi quasi ogni giorno bisognerebbe camminare almeno una ventina di minuti perché fa bene alla circolazione del sangue, fa bene all'umore. Voi immaginate una persona che pesa 400 kg, immaginatevela stare sempre in casa,
ok? Avere comunque un battito anche, avere comunque anche dal punto di vista cardiaco un'attività anomala. Immaginate questa persona che anche solo facendo così suda, una persona che non è appunto autonoma. E ci sono tantissimi programmi che nel corso degli anni hanno mostrato proprio la realtà di vita di queste persone, come vivono, o meglio non vivono, perché quella per me non è vita. E in molti casi queste persone, in moltissimi casi, sono state proprio definite al 100% invalide, perché non riescono a vivere da sole, hanno bisogno necessariamente del sostegno dei loro compagni, della loro famiglia, eccetera, eccetera. E che vita è questa? Però questa società vi dirà che comunque va bene così. Che non bisogna discriminare quelle persone. Ovvio, non bisogna discriminare quelle persone, ma non bisogna nemmeno far credere a queste persone che stanno bene, sono in salute e che continuando così, beh, vivranno a lungo. Perché non è così, non vivranno a lungo e non stanno bene, non staranno bene. Il fatto che la società voglia imporvi determinate, diciamo, determinati standard e farvi credere che sia tutto ok, sia tutto nella norma, non è nella norma. Quindi per favore, se avete una persona vicino a voi che soffre di gravi problemi alimentari, non siate ipocriti, non dite a quella persona sì, stai bene così, non ti preoccupare, sei bellissimo, cercate di aiutare le persone. Le persone hanno bisogno di aiuto, molte persone non vi verranno mai a dire esplicitamente di aver bisogno di un aiuto, ma è così, molte persone hanno bisogno di aiuto, bisogna aiutarle a comprendere che quella non è la via giusta. Quindi, a parte la distorsione che questo sistema ci impone, oggi io volevo parlarvi di cos'è il corpo. Non so se lo sapete, ma noi il corpo lo possiamo paragonare a tutti gli effetti ad un computer. È solo che, anziché essere dei mezzi puramente ed esclusivamente tecnologici, noi siamo un corpo computer biologico. Il termine biologico viene definito come ciò che è relativo a, causato da o che ha un effetto sulla vita e sugli organismi viventi. Biologico, ok? Un computer biologico ha una propria coscienza o consapevolezza e fino ad un certo punto può pensare addirittura autonomamente, come nel caso per esempio del sistema immunitario che prende continuamente decisioni su come reagire. Attenti, sistema immunitario, e poi parleremo poi in futuro del perché bombardano proprio il sistema immunitario. Vedete, quindi dice, ripeto perché mi sono interrotta, fino ad un certo punto può pensare questo computer biologico in modo autonomo, come nel caso del sistema immunitario che prende continuamente decisioni su come reagire in conseguenza al, no, mutare delle circostanze. I computer dispongono di una modalità di sospensione, lo sappiamo tutti, quasi tutti quanti noi abbiamo un computer che, no, è dotato di una modalità di sospensione o come viene meglio definita sleep mode. E lo stesso dicasi per il corpo. Anche noi, per esempio, andiamo in sleep mode quando, per esempio, andiamo a dormire, ok? Come i computer tecnologici, anche i computer biologici, quindi anche i nostri corpi cessano di funzionare o muoiono. Inoltre, sono dotati anche i computer biologici di un'unità centrale di elaborazione o CPU, quindi Central Processing Unit. E qual è questo CPU in noi? Il cervello, ok? Quindi il cervello è la nostra unità centrale di elaborazione dati. Noi, grazie al cervello, elaboriamo tutto quello che percepiamo, dal sapore all'odore, tutto. Inoltre, hanno un hard disk. Il nostro hard disk, a differenza del computer tecnologico, in quello biologico, nel nostro corpo, che è un computer biologico, il DNA. Il DNA è il nostro hard disk. E inoltre abbiamo anche una protezione antivirus. La nostra protezione antivirus è il sistema immunitario. Vedete che il nostro corpo è assolutamente da paragonare ad un computer? Anche noi abbiamo il nostro sistema immunitario, anche noi, o meglio, anche noi abbiamo il nostro antivirus che è il nostro sistema immunitario. Ecco perché attraverso soluzioni chimiche e anche attraverso cibo OGM si tenta ogni volta di bombardare il nostro sistema immunitario, il corretto funzionamento del nostro sistema immunitario. Perché? Perché il sistema immunitario è essenziale per il nostro benessere psicofisico. Nel momento in cui il sistema immunitario smette di funzionare bene, cosa accade? Che ci possiamo ammalare. Possono sopraggiungere delle patologie, delle malattie, affaticamento, quindi distorsione energetica corpo-mente, distorsione energetica
in generale. Quindi, avete capito, il nostro corpo non è altro che un computer biologico che, se voi ci pensate, funziona allo stesso modo di un computer tecnologico, ok? Quindi noi siamo un computer biologico e dobbiamo assolutamente cercare di funzionare bene. Se il sistema comunque ci dice di funzionare male, noi dobbiamo fare di tutto per far funzionare il nostro computer biologico bene. Quindi alimentandoci meglio, cercando di non guardare nemmeno lontanamente i fast food, cercando comunque di andare a puntare su dei cibi migliori rispetto ad altri, andando comunque a produrre il cibo noi anziché comprarlo. E questo per quanto riguarda l'alimentazione. Poi bisogna anche cercare di respingere quelle che sono tutte le energie negative che tentano ogni giorno, quasi ogni secondo della nostra esistenza in questa esperienza in forma umana, di distorcere il nostro campo energetico. Respingendo queste energie negative, perché ragazzi, allora, se c'è un'energia negativa che vi minaccia, voi automaticamente andrete a negativizzare la vostra energia. Negativizzando la vostra energia, che cosa accade? Che voi scendete in una specie di baratro in cui vedete tutto nero, vi sentite depressi, vi sentite pesanti, vi sentite stanchi, vi sentite stufi di tutto, vedete tutto in modo negativo. Allora, quello che voi dovete cercare di fare è: ok, io sono negativa. Per esempio, ho una giornata no. Mi sento mentalmente, veramente esaurita. E automaticamente, quando ci si sente stanchi mentalmente, anche il corpo ne risente. In questi momenti, questo è un consiglio che io vi do e potete cercare comunque di metterlo in pratica oppure di ignorarlo, ma come funziona? Nei periodi, o meglio, nelle giornate in cui io mi sento particolarmente giù o comunque non molto equilibrata dal punto di vista energetico e dal punto di vista del rapporto corpo-mente, cosa faccio? Mi metto lì e penso sia le cose che mi rendono negativa, pensierosa, triste in quel momento, ma penso anche alle cose che mi rendono felice, alle cose che ho, alle cose per cui sono grata, come per esempio al fatto di esserci, al fatto di avere due genitori, al fatto di avere una famiglia tutta mia, al fatto di avere una casa in cui vivere, al fatto di avere un posto mio in cui poter uscire, piantare una piantina, al fatto di poter percepire il sapore di un cibo, al fatto di poter guardare le persone che amo, poter udire la loro voce. Queste sono cose per cui io sono grata. Io sono grata, per esempio, di avere tantissimi libri da consultare, tantissimi libri che mi hanno aiutata in questo percorso. E ci sono magari tante altre cose più in più che tante altre persone hanno. Magari altre persone hanno anche più di quello che ho io. Ma io ho questo e sono grata per quello che ho, perché ci sono tante persone che non hanno nemmeno ciò per cui io sono grata. Capite? Quando avete questi momenti in cui vi sentite risucchiati da questa profonda energia negativa perché vi impongono questo, ragazzi, loro ci manipolano, noi è come se vivessimo in una rete che, anche se non la vediamo, questa rete c'è, esiste, coesiste con noi. Quindi, nel momento in cui voi venite, tra virgolette, accecati da questi pensieri, cercate anche di capire: ma per cosa io sono grata? Cosa io ho? Fammi pensare magari a chi non ha nulla, a chi non ha nemmeno un tetto sulla testa, a chi non ha nemmeno dei vestiti puliti da indossare, a chi non ha un piatto pronto in tavola, a chi non ha un tetto sotto cui ripararsi quando piove, a chi non ha un paio di scarpe per poter camminare e quindi è costretto a camminare a piedi nudi. A questo dovete pensare per cercare di uscire da questo circolo vizioso che vi impongono. Ricordatevi che la nostra mente, anche se non in modo uguale, in minima parte viene sempre manipolata e viene anche e soprattutto manipolata in modo negativo, in modo da portarci a pensare negativamente. E pensare negativamente, visto che c'è la relazione tra corpo e mente, automaticamente ci porta a negativizzare anche la nostra energia, a distorcere la nostra energia. E quindi che facciamo? Andiamo comunque a creare confusione nel nostro computer. Non ci sarà più una calma e un corretto funzionamento. Ci saranno informazioni, sapete, saremo più, ecco, sarà molto più facile per noi accogliere un virus. E purtroppo, a causa delle schifoserie chimiche che vengono assunte attraverso lo schifo di Big Pharma e attraverso lo schifo alimentare, che cosa accade? Che il nostro sistema immunitario lo indeboliamo così tanto che, nel momento in cui la nostra energia sarà così debole da
Introdurre nel nostro computer un virus e il sistema immunitario sarà così debole da non poterlo respingere. Capite in quale circolo vizioso ci hanno messo? Lo capite? È tutto connesso, ragazzi. Mangiate, strafogatevi di hamburger di McDonald's, indebolite il vostro sistema immunitario, poi questo cibo vi farà ingrassare. Ingrassare vi farà diventare sempre più lenti nell'apprendere, lenti nel fare, lenti nel camminare. Questo vi provocherà sensazioni negative, perché starete lì sulla sedia a dire: mamma mia, sono talmente grassa che non riesco manco a muovere un dito. E non mi va nemmeno di muovere un dito. Questo sentirsi male vi porterà poi a vedervi male, e quindi questo porterà poi nell'insieme ad una distorsione energetica, a farvi percepire come degli esseri che campano a fare? No, non permettete che questo avvenga. Dovete prevenire anziché curare. Non fidatevi di quelle che sono anche questi stereotipi che il sistema vi impone. Uscite da questi stereotipi e soprattutto, come vi ho detto all'inizio, se c'è una persona che sta male, aiutatela. Ok? Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo corpo computer biologico che è il nostro corpo. Fatemi sapere insomma, tutto quello che è il vostro pensiero riguardo a questa tematica, come agite nella vostra vita, se vi nutrite dai fast food, insomma, fatemi sapere tutto quello che volete. Spero di avervi tenuto compagnia, di avervi donato uno spunto di riflessione. Vi do appuntamento alla prossima.